Buongiorno. Colazione in terrazza, che spettacolo. Cosa non si fa attraverso le ombre giuste? Sti cazzi. La crew del Piemonte ha finito le riprese del mattino. Adesso andiamo a mangiare. Sì, direi di sì, andiamo a mangiare. Segui l'attrezzo, ti dicevano. Poi riscalati tutta la collina con un Ronin da portare su. Bello! Questo è quello che succede quando si filma un conto. Un dito di polvere. Adesso andiamo in macchina che l'abbiamo lasciata sola e sarà bollente, siccome ci possiamo far cuocere le pizze. L'uovo è sicuro. Adesso vediamo quanti gradi ci sono. Ho paura. Ah, neanche tanto. Pensavo peggio. Giorno 2. Passiamo dalla Val d'Orcia e ci facciamo un piccolo shooting fotografico. Just let me know and I will be. Just call on me. Siamo fermi al casello da 10 minuti e non si muove. Questo, lui litiga con il navigatore. Non funziona. Cos'è? In modalità aereo. Come passare da fotografo di modelle a magista in campo. Una bella esperienza, per niente leggera, perché è bello, bello pesante girare in campo, fare foto soprattutto dinamicità con i mezzi all'opera, però ci sta, mi è piaciuto tantissimo anche collaborare con voi due, quindi sicuramente da ripetere. Yeah. E la sua opinione qual è? Ma insomma, è una macchina che se uno si impegna può fare tanti chilometri, però adesso se uno va a vedere bene, poi non è che poi c'è tutti sti conf, cioè Waze non ha mai laggato sulla mia macchina, non per dire. Trasferimento dati finito, qua abbiamo il conte che sta trasferisce tutto su NAS, non NAS. Niente, grazie a Magges che ci fa sempre andare in posti fighissimi e Montepulciano è stata fighissima e ci vediamo al prossimo Magges in campo.